davanti al treno. Ieri in tribunale ad Ancona è iniziato il processo nei confronti di Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata 57enne di Pesaro, imputato di omicidio colposo per la morte del piccolo Francesco Bonifazi, deceduto dopo essere giunto all'ospedale pediatrico Salesi per un'otite curata in casa che degenerò poi in una encefalite affrontata con rimedi omeopatici. L'accusa nei confronti dell'imputato è di cooperazione colposa in omicidio assieme ai genitori del bimbo, già condannati a giugno a 3 mesi di carcere per aver sostenuto l'operato del medico che non prescrisse la terapia antibiotica di prassi. Durante l'udienza si sono costituiti come parti civili il nonno materno Maurizio Olivieri e lo zio paterno Riccardo Bonifazi. Voglio giustizia per Francesco perché c'è stato un protocollo medico che non è stato rispettato. Noi ci siamo rivolti a un professionista che era un medico, non uno stregone. Non un ciarlatano. Non un ciarlatano e quindi vorremmo che non succedesse soprattutto più quello ad un altro bambino, ad un'altra famiglia, quello che è successo a noi. Giustizia, noi non siamo animati né da sete di rivincite o di vendetta, ma vogliamo solo giustizia. Il pubblico ministero ha detto che bisognerebbe chiedere giustizia per tutti i Franceschi a venire, ma non si può chiederlo sulla pelle dei genitori di Francesco, perché, ripeto, se c'è uno scontro tra la medicina omeopatica e quella allopatica, lo devono risolvere nelle aule parlamentari. Bisogna arrivare a una decisione definitiva prima che succeda un'altra volta quello che è successo a noi, che oggi i genitori vengano processati ed incolpati per imprudenza, perché non hanno ascoltato o altri medici, come se ci volesse una commissione paritale per curare oggi un bambino. Fra l'altro questa sentenza dei 3 mesi dati ai genitori diventa una sentenza pericolosissima, perché i genitori oggi sono chiamati tutti i giorni a prendere delle decisioni per i propri figli. Delle decisioni che possono essere anche pericolose, ma se noi processiamo i genitori perché non hanno sentito altri medici al di fuori di quello che aveva tutte le carte in regola per farlo, allora mettiamo in pericolo futuro altri genitori, altre famiglie. Ci aspettiamo appunto giustizia, che venga ripristinata la realtà dei fatti. Quest'oggi era la giornata di apertura del processo nei confronti del dottor Mecozzi. Noi siamo certi che ne verranno accertate quelle che sono le responsabilità, senza nessun intento, appunto, come diceva la famiglia, persecutorio. Al processo si è costituita parte civile anche l'Unione Nazionale Consumatori, tramite il legale Corrado Canafoglia, che a nome dell'associazione chiede il risarcimento di 50.000 euro da devolvere alla prevenzione contro le notizie false. Chiede inoltre chiarezza su questa tragica vicenda. Non si sono per ora costituiti parte civile, invece i genitori di Francesco, condannati a 3 mesi di reclusione per concorso con Mecozzi in omicidio colposo e in attesa del giudizio d'appello.